Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di My Hero Academia, The Strongest Hero. Da quanto tempo è che non dicevo una frase simile? Come vi ho promesso, ovviamente non porto quotidianamente più questo gioco perché non c'è molto content, ma quando arrivano gli aggiornamenti importanti, ovviamente ci torniamo per del contenuto incredibile. Oggi abbiamo finalmente l'ultimo membro dei Big Free, ovvero l'uscita di Mirio Togata. Molti di noi già lo sapevano, molti di noi lo aspettavano già da tempo, da quando trovammo nei file di gioco qualche suo assets, e oggi finalmente è qui. Andremo a parlarne, ovviamente cercherò di prenderlo perché è l'unico dei Big Free che mi manca, e andremo anche a farci una bella analisi veloce. Poi nel caso vogliate un'analisi un po' più dettagliata e profonda, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ricordo, prima di cominciare, che streamo ogni sera su Twitch, su Tower of Fantasy, Genshin Impact, The Strongest Hero, non più ormai, ma chi lo sa quello che potrà succedere. Il link è in descrizione. Lasciate like e iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, partiamo subito dall'animazione dei suoi attacchi base, che sembrano veramente molto, ma molto carini. Si può dire qualsiasi cosa di questo gioco, che non sia tenuto bene, eccetera, ma le animazioni alle volte sono fatte veramente, ma veramente, molto, molto bene. Andiamo subito a quella W, che è praticamente un calcio nel cielo, e poi li schiaccia a terra. Ma inoltre, enchanterà la W e la E, dopo aver usato appunto la W. Andiamo a vedere l'animazione. Perfetto, perfetto, non vedo veramente dove sia il lancio nel cielo, ma va bene così, noi ci crediamo, tranquilli, devs. La Q, allora, noi cambiamo da Striker a Defender, perché appunto ha due stance, consumiamo 5 stack di charge, o triggeriamo Neutralize per unlockare la Q, Permeate Counter. La E va nel terreno, un po' il quirk di Mirio, per la permeabilità, e attacca i nemici da sotto. Dopo l'uso, avremo un Enchanted W ed E. Vediamo animazione. Molto molto carina. È molto 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 carina, assolutamente sì. Guardiamo l'attiva prima di andare alla ultimate. Praticamente quando attiviamo questa attiva, la Power Gauge si caricherà istantaneamente e il cooldown della W Down Smash e della E Roundhouse si refreshano, quindi escono dal cooldown. Durante la durata di Full Restoration, che è praticamente il nome di questa attiva, tutte le skill possono triggerare Neutralize. Guardiamoci la ultimate, che la descrizione è sempre quella, fa un botto di danno. Vediamo qua, pugni, 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 zing, 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 camisato art, no, quella è un'altra cosa. Perfetto, signori, molto, molto bello comunque. Molto, molto, molto bello. Andiamo ora a vedere, diciamo, il lato pay to win di Mirio. Guardiamo appunto le passive. Iniziamo con la A, che ricordo, fino a S le abbiamo tutte solo pullandolo. Aumenta l'attacco del 10%. Così, molto straightforward, ci piace. La S aumenta la penetrazione del 10%. Anche questo è molto buono. Andiamo sulla SS, quindi il primo step per whalarlo un pochino, diciamo. Prendiamo una stack di charge dopo aver landato, aver, diciamo, messo a segno un colpo. 40 secondi di cooldown. Prende una stack quando la Q, Permeate Counter, colpisce ed inoltre infligge il 10% del danno, aumentando il danno di Lemillion. Si possono avere al massimo 3 stack. Questa mi pare molto molto carina per essere un SS. Andiamo alla SSS, quindi 3S. Togata prende 3 volte il critical damage della sua penetration rate, quindi nel caso abbiamo, che ne so, 20 penetration rate, prendiamo 60 di critical damage, per un massimo fino al 120% di critical damage bonus. Aumenta il danno fatto ai nemici con la Hyper Armor del 30%, questo è molto 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 buono, mi piace. La prima SSS più Against All Odds. All damage increases all damage dealt by 40%. Cosa vuol dire? Tutti i danni aumentano, tutti i danni inflitti del 40%? Dovrebbe essere così la traduzione. Scritto un po' male, ma presumo sia così. Non vedo altre soluzioni. Nel caso, commentino qui sotto, raga, scusatemi. Seconda SSS più, un po' più lunghetta. Quando gli HP massimi scendono sotto all'80% per la prima volta, istantaneamente recuperi tutti gli HP. Ok, un po' sus per l'80%, ma va bene. Dopo 40 secondi, quando i tuoi HP sono
tra il 50% e il 80%, recuperi 82.5% più il 2.5% dei massimi HP per 40 secondi di cooldown. Allora, non è male, non è male assolutamente, può aiutare, ma sinceramente per una SSS+ mi aspettavo un po' di più, sarò sincero, quindi non saprei. Per quanto questa sia molto sus, è comunque un 40% del danno, penso che sia più o meno quello, quindi è molto buona. Questa è più per l'utility che per il danno, quindi non saprei veramente come classificarla. Diciamo che non sono veramente un fan di questa SSS+. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti nel caso vogliate una recensione approfondita su questo Mirio, mi raccomando. E ora andiamo a pullare, andiamo a fare quello per cui siamo progettati, ovvero pullare. Anzi, in realtà io prima guarderei un attimino le sue carte passive. Allora, abbiamo la prima, che è praticamente quella standard, che aumenta i danni di Mirio del 12%, e questa è quella che hanno tutti. Andiamo alla seconda, Power of Will, aumenta il danno della W permeate uppercut e la E permeate combo del 24%. Torniamo indietro e andiamo top of UA, Mirio Togata. Siamo a 28 su 100 di PT, ho 23.400 Hero Coin salvati da praticamente Sun Eater, e direi partiamo con due singole, arriviamo a 30 e poi almeno a 50 arriviamo. Io ho un po' paura perché mi conoscete, quando inizio a pullare non mi fermo più. Quindi speriamo di trovarlo entro i 50. Se no, raga, vediamo. Poi, oh, dalla singola un bello shard. Secondo me qualcosa di piccante può darci. Ultima singola. Ovviamente non vi sto qui a distruggere. Oddio no. Oddio no. Vabbè, raga. 30 di 100. Mi sembra un piti abbastanza onesto per trovare Mirio alla prossima. Voi che dite? Facciamo questo exchange, andiamo di multina tattica, io direi come ai vecchi tempi, in onore della fortuna, andiamo a fare la nostra croccante cotoletta, che non è mai sembrata una cotoletta, ma il gioco non lo sa. Let's go! E niente, ci abbiamo provato, Kaminari non ci interessa, un po' sus questa multi, non andrò a mentirvi. Intanto Dominic trova Mirio, potevamo esserci noi. Ultima multi, credo, andiamo 50, la metà, gioco, non gioco da un po', ok? Come welcome gift potresti darmi Mirio, of pity, che dici? Let's go, vediamo se riusciamo a convincerlo questo gioco, un po' di gioca bonito con la sua testa. Non farei la cotoletta perché prima non ha effettivamente funzionato. Cosa potremmo fare? Potremmo fare un cuore? No, troppo scontato. Potremmo fare una X. Cosa vuol dire questa X? Vuol dire che se non lo troviamo non giocheremo più a questo gioco. Basta, Dominic! Sta trovando tutto! Quanto culo, ragazzo! Ma dammene un po' anche a me! No, raga, ora è una lotta tra me e Dominic. Giuro che esce. Per la terza volta Dominic ha trovato un'altra carta, io smatto. Quindi, ultima multi, perché raga, a 50 no, non si può assolutamente lasciare. Andiamo avanti, tac e via. Com'è che si chiama Dominic il ragazzo? Secondo me può portare fortuna. CK o K? Vabbè, facciamo con la K, siamo molto... E ci mettiamo anche il cuore per Dominic, ragazzi. Vediamo se funziona. Niente, raga. Dominic non ci porta fortuna. Dominic ci ha un po' trollato, come si suol dire. E insomma, quindi che facciamo? È comparso un altro Dominic? No? Si è calmato il ragazzo? Perfetto. Allora, abbiamo grandissimi gift. Siamo a 32 total recruit. Allora... Cosa possiamo... Regalo, sapete già, dai. Andiamo, let's go. Ma chi volevo prendere in giro con due multi? Raga, grande cuore per Mirio. Grande cuore. Anzi, ne facciamo addirittura due. Facciamo tre, perché i big three sono tre. Let's go! Devo arrivare a Piti, vero? Gioco. Devo arrivare a Piti. Vuoi farmelo fare? Vuoi farmi arrivare a Piti, vero?
Dillo. Dillo che vuoi farmi arrivare a Piti. Dillo. Oh, ho miscliccato. Un'altra... Oddio. È Dominic questo ragazzo? Ah no, è un'altra cosa, scusatemi. Cosa mettiamo qui? Scriviamo power. Power! Col punto esclamativo. Eccolo qui! Eccolo qui! Non è lui. Un attimo. Eccolo qui! Il nostro Mirio che torna a casa! Let's go! Let's go, signori! Olè! Proprio lui! Proprio lui! Andremo ovviamente a provarlo, magari in un prossimo video. Fatemi sapere nel caso vogliate vedere qualcosa di incredibile su di lui. Clicchiamo, olè! Congratulations to Cotoletta! Dominic! Lavami per terra! Pronti! Ragazzi, mi raccomando, hashtag Dominic lavami per terra per i commenti su questo video. GGG. E signori, la cosa più bella è che, ah no, in questo gioco il PT si resetta. Niente, stavo scherzando. Ormai abituato a Tower of Fantasy, pensavo di essere a PT 80 su 100 anche per il prossimo SSS, insomma, SS come... Non mi ricordo più come si chiamano in questi giochi, troppe S in tutti questi giochi. Comunque, il nostro Mirio è a casa, switchiamo nel display, perfetto, eccolo qui. Era l'ultimo che mancava dei big free, quindi ovviamente non potevo non prenderlo. Ci sono anche rimasti 10.000 Hero Coin, quindi qualche multina l'abbiamo per il prossimo PG che uscirà tra 27 mesi, quindi let's go. Signori, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti nel caso avete qualcosa su questo Mirio, qualche showcase, qualcosina. Io ragazzi vi ricordo che stream ogni sera su Twitch, quindi mi raccomando andatemi a seguire, link in descrizione, di lasciare like e scrivere nel caso avete ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Coto out. I'm not sure if I'm going to be able to do that.